23 sindaci dell'area Cilento Centrale hanno partecipato all'invito dell'Oasi Fiume Alento e dell'avvocato Franco Chirico all'incontro tenutosi con l'onorevole Piero De Luca, vice capogruppo PD alla Camera dei Deputati, e del professor Renato Di Gregorio per la costituzione dell'associazione ASCOCI, Associazione dei Comuni Cilento Centrale, affinché si possa redigere la mission della futura e costituenda rete per una governance condivisa secondo il modello di sviluppo territoriale e in attesa dei fondi europei, i cosiddetti Recovery Fund. Sono stato invitato qui dall'avvocato Franco Chirico per aiutare i 23 comuni del Cilento Centrale a darsi un'organizzazione che noi chiamiamo organizzazione territoriale e che è un particolare tipo di modello organizzativo che consente a un territorio di considerarsi un soggetto e non solamente un luogo, e quindi capace di sviluppare una strategia condivisa, di darsi un'organizzazione adeguata per portare avanti questa strategia di sviluppo condiviso e di realizzare una progettualità partecipata che consente anche a tutte le comunità locali di essere protagonisti del risultato. In un certo senso l'avvocato Chirico è stato il precursore rispetto al modello che oggi si segue attraverso, ecco, il Recovery Fund, no? Al rispetto dell'ambiente, all'ecosostenibilità. Sì, ma infatti la cosa che mi ha meravigliato è che lui, con la sua perspicacia, mi ha trovato consultando una serie di documenti che sono un po' sparsi in tutti i canali di comunicazione. Ha forse compreso che potevamo fare coppia, lui in chiave strategica, io in chiave organizzativa, per aiutare i comuni del Cilento a darsi questa organizzazione che non è solamente un'associazione di comuni. L'associazione di comuni è il presupposto per costruire un'organizzazione territoriale, perché poi l'associazione dei comuni ha la necessità di integrare tutte le altre organizzazioni di un territorio, come si fa normalmente in una grande azienda in cui ci sono tante funzioni, perché noi in definitiva abbiamo specializzato le funzioni. Allora, la funzione educazione l'abbiamo data alla scuola, la funzione produttiva l'abbiamo data alle imprese, la funzione economica l'abbiamo data alle banche, la funzione sociale l'abbiamo data alle associazioni, cioè abbiamo diviso i compiti. Il problema è che un territorio deve raggruppare perché tutti insieme possono poi sviluppare una strategia condivisa. Il tema è poi coinvolgere i giovani del territorio che invece di fuggire fuori, prima perché non conoscono le potenzialità del territorio e poi perché non sono coinvolti adeguatamente nella progettualità del futuro. È vero. Adesso il Recovery Fund, il PNRR, ci dà un'opportunità in più perché mette delle risorse aggiuntive, ma se non c'è un'organizzazione che è capace di utilizzarle, se non c'è una progettualità alla base per utilizzarli adeguatamente, finiamo che sprecarli come tutti gli altri fondi che abbiamo sempre utilizzati dalla programmazione.